7 ore di ricerche, il corpo della 55enne è rimasta sotto le macerie dopo il crollo della sua villetta Tiana. Siamo nel Nuorese. La donna Marilena Ibba era insieme al marito Guglielmo Zedda di 59 anni, ancora disperso. I genitori della 55enne sono stati estratti in gravi condizioni, ma vivi, dalle macerie. A provocare il crollo, un'esplosione per una fuga di gas. Esplosione e onda d'urto devastanti. E la villetta alle porte di Tiana, in provincia di Nuoro, in un attimo non c'è più. Sotto, alle 7.50 del mattino, c'è un'intera famiglia. Due coniugi, Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, di 55 e 59 anni, e i genitori di lei. Duccio Ibba e Eugenia Madeddu, di 90 e 83 anni, vengono estratti quasi subito, in gravi condizioni, e trasportati in automedica e in elisoccorso agli ospedali di Nuoro e di Cagliari. Causa probabile, la perdita di una bombola di gas. C'è stato un'onda d'urto e un boato avvertito anche al di là, diciamo, della collina. La prima stazione quindi è arrivata contemporaneamente ai Vigili del Fuoco. È stato molto importante il primo intervento, soprattutto chiaramente di supporto ai Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad estrarre proprio fisicamente invece delle materie il coniuge. Probabilmente le persone più anziane forse stavano per uscire di casa, erano più vicine alla via d'uscita e quindi è stato più immediato il ritrovamento. Sul posto per tutto il giorno il dispiegamento di forze è imponente. Oltre un centinaio di uomini al lavoro, tra cui esperti di eventi sismici, 70 pompieri giunti da tutti i comandi provinciali della Sardegna, anche con unità cinofile. All'improvviso da qualche innesco da qualche parte dell'abitazione, poi si è avuta l'esplosione dell'intera abitazione, che non è partita dalla parte alta ma è partita dalla parte bassa. Il propano tende a scendere nei piani bassi e quindi si è creata una sacca che poi, per qualche motivo, non sappiamo ancora, si è avuta un'esplosione e ha tirato giù l'intera palazzina, che è circa 600 metri quadrati. In corso di accertamento, causa e dinamica, si azzarda già un'ipotesi. Crociera dei proprietari, la casa rimane disabitata per 15 giorni. Nella notte una perdita della bombola appena riaperta satura l'abitazione. Un innesco casuale avrebbe fatto il resto. Forse un interruttore, forse la macchinetta del caffè. Carlo Imbimbo, Sky TG24.